qua bisognerebbe lasciare le telecamere accese durante la pubblicità e invece di pubblicità mandare poi la registrazione di quello che viene detto a telecamere spente, perché è un bel dibattito, forse anche un dibattito più spigliato di quello ufficiale che avviene con le telecamere accese. Dunque, avevamo finito un momento con l'analisi che faceva Landi. Io ti chiedevo però sul distretto pratese. Ecco, il distretto pratese, queste cose, come il distretto di Empoli che diceva Landi prima, cosa possono avere di positivo in questo? Se la tracciabilità è sicuramente di nuovo insomma un qualcosa di positivo anche per il nostro distretto, perché comunque si va a rintracciare tutte le fasi della lavorazione del prodotto finito, quindi il consumatore potrà sapere da dove arriva, quindi dove viene fatta la tessitura, dove viene fatta la confezione, quindi questo. Prato, insomma, manca completamente ancora, purtroppo, ormai noi si viene da anni e anni, si sta ripetendo da tutte le parti, si è detto l'anno scorso, insomma, in campagna elettorale di continuo, ma insomma anche senza la campagna elettorale sotto gli occhi di tutti. Le industrie pratesi purtroppo oggi sono in mano agli orientali, soprattutto, ma comunque agli stranieri, soprattutto la confezione ancora è in mano, la piccola e media impresa, soprattutto la confezione. Quindi dove sta il problema? Il problema sta proprio nel rispetto delle regole, nel fatto se queste confezioni sono totalmente in regola, perché qui il forte dubbio, perché se queste confezioni non sono totalmente in regola, insomma è un po' prendersi in giro, perché sì, il confezionamento viene fatto in Italia, possono venire fatte anche 2 fasi su 4 in Italia, però nel nostro distretto noi si parte da un problema di base, cioè il fatto che non si sa se queste industrie sono, su queste confezioni, insomma, comunque queste piccole e medie imprese sono, rispettano o no le regole, perché insomma si è detto tante volte, abbiamo dei forti dubbi sul sfruttamento dei minori, abbiamo dei forti dubbi su quante persone lavorano in realtà in queste aziende, in che condizioni sanitarie, insomma Prato è diventato quasi un caso nazionale, è un caso nazionale ormai, proprio per tutto quello che è venuto fuori da questo distretto illegale che, ci piaccia o no, c'è ed esiste e tutti i pratesi lo sanno benissimo, perché chi vive a Prato e chi non ci vive si meraviglia quando viene a Prato di quello che si riesce a vedere. Allora, quello che dico è che per il nostro distretto probabilmente c'è ancora da risolvere dei problemi di fondo che sono questi di questo distretto parallelo, che esiste e che in qualche modo o va integrato o se non va integrato va comunque fatto rispettare le regole, perché le regole assolutamente devono essere uguali per tutte per mettere tutti nelle stesse condizioni di poter lavorare. Detto questo, la legge del Made in Italy io non mi sento assolutamente di contestarla, anzi secondo me migliora oggi una situazione che è assolutamente, e a Prato veramente se ne vedono le conseguenze, assolutamente fuori da tutte le regole. Vedi, Maurizio, perché si sa benissimo. Sì, ora la lascio parlare, se perché non parlo. A Prato sappiamo benissimo che arrivano. Ora la massacro subito. Vabbè, non immaginavo questo visto. Allora ha ragione Andrea. Ma non è questo. Il fatto è che noi sappiamo benissimo che a Prato arriva dei container con scritto Made in Italy, ma non è Made in Italy. Lei anche e allora dobbiamo. Allora, questa guardi, la ringrazio guardi, per il carino. Perché guardi, insomma, guardi. Guardi, voi avete una responsabilità, lui perlomeno un pezzettino lo salvo perché con me ha combattuto qualche anno fa. Io sono troppo giovane, ho combattuto con lei qualche anno fa, insomma. Ha quel vantaggio. Quindi ha quel si comincia vantaggio. Ora forse a combattere. Io combatto ancora. Sì, sì, ma lo so. Ma si comincia ora a combattere. Ti sembra che sia qui per stare zitto? No, assolutamente. Allora, tengo a precisarle una cosa. Lei è venuta qui sapendo più o meno... Sapendo più o meno chi sono io, ma non tutta forse la mia storia, che è lunga. Lei deve sapere che a Prato io sono venuto a torso nudo nelle finiture a vedere i colori, quando si tingeva il nero la notte per vedere la mattina come veniva, se buttava il marrone o il viola. Era lo stilista Quindi del nero. Io conosco il rosso. La realtà pratese. Io conosco la realtà di Prato benissimo. I primi responsabili di Prato sono due. Uno, gli industriali, che fecero venire i cinesi per avere manodopera a nero negli anni Ottanta. Due, i sindacati, che siccome non raccattavano tessere fra di loro, hanno praticamente lasciato che questo ghetto diventasse tale. Quindi le responsabilità stanno in queste cose qui. Ma io a voi vi vorrei fare una domanda.
si potrebbe smettere di fare accuse contro accuse, litigate contro litigate e trovare delle soluzioni. Questo non voleva essere un'accusa o non andare a cercare le responsabilità. Io facevo un'analisi del distretto. Allora, la legge non è buona, ma le spiego perché, per la tracciabilità, ma lei dicendo questo, dopo deve venire con me in 10 aziende che hanno 20, 30 operai qui in Toscana, tra Empoli, Firenze e Prato, e glielo va a spiegare a loro, quando gli diranno che due operazioni su 5 possono essere fatte in Italia, possono essere fatte fuori o in Italia, sono 2 su 4 fra l'altro. Sono 4 le operazioni, non 5. Cioè, 50%. Il 50% fatto, può essere come valore fatto in Italia e l'altro 50% fuori. E dopo glielo va a spiegare lei come fanno questi signori, perché dovrebbero avere commesse di lavoro dagli americani, dai giapponesi e però dagli altri. Però deve valutare anche l'altro lato della medaglia, che oggi arrivano container interi di prodotti finiti con il Made in Italy, che non è assolutamente Made in Italy. E allora questa fase, questa parte, guardi, noi andiamo a salvare. Allora, d'accordo, lo già so, detto. Però non è che si può non fare. Dica, cioè, però io non dica che questa legge va bene. Non ho partecipato. No, allora io non le ho detto che va bene, le ho detto che Leguzzoni non mi sento di condannare una legge di questo criminale. Genere. Ma loro l'hanno incavallato e voi pure. No, però scusami, Maurizio, io. Cioè, allora oggi, va bene così, oggi, cioè va bene contenere interi no, 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 non può andare no, assolutamente io ho detto bene. Fate la legge sulla andava tracciabilità, migliorata. Non toccate il Made in Italy con le percentuali che vogliono chi fa le scarpe, chi fa i pellami, i conciatori e tutta l'ANCI e tutto. Sì, no, non andate a toccare le leggi apposta per loro, no. Fate una legge per la tracciabilità. Scusami, che è una cosa, questi e il Made in Italy mettete la data oggi parte. Cosa gli dici? Cioè oggi a quegli operai di cui tu parlavi avanti in quelle aziende, certo. Cosa gli dici? Che in realtà oggi Made in Italy basta una lavorazione signori, sostanziale. Signori, sì, ma scusami, basta che voi facciate la legge sulla tracciabilità, come avete fatto, senza andare a dire che il 50% o prevalentemente può essere fatto fuori, perché altrimenti commettete... Prevalentemente può essere fatto fuori, non lo stabilisce né la legge italiana, né addirittura l'accordi europei, lo stabiliscono gli accordi e regolano i codici doganali. Purtroppo, scusami, noi dobbiamo partire da una situazione di fatto, perché se no... Andrea, cioè, ma da dove vivete? No, voi vivete a Roma e legiferate voi, eh? E io accuso codici voi doganali, ahimè, non sono competenza del Parlamento italiano, non parlavo delle leggi né del doganali, Parlamento europeo, sono negoziati e si devono fare con i tra i governi... WTO. E WTO, ma... Si può, non c'era ancora il WTO quando è stato fatto l'accordo sui codici doganali riguardo il settore della moda, perché era il 1870 o giù di lì, fino quindi, insomma, già, e già allora, già sì, allora veniva previsto 2010, perché, possiamo cioè, fare Andrea, però, facciamo qualcosa, ma siamo, quello, allora, l'esortazione però vi faccio cosa. Io le due fasi di lavorazione non possono essere quelle che ha indicato la signora. No, era un esempio, è giusto che ha fatto quell'esempio, perché bisogna fare gli esempi per chiarirsi. Non è mica quello, non è così, perché è diciamo, se la legge dovesse passare nell'ammissibilità della compatibilità europea, il ministero deve stabilire quali sono le fasi di lavorazione senza le quali non si lì può armo, fare. Lì armo il Made in Italy, vi vengo a Roma, vi chiudo tutti dentro un catena. Ma tanto sotto il ministero di Scaiola. No, tutti vicini, magari. Tutti. Però, tutti. Scusami, questo è il punto, bisogna stare attenti. Poi, dopodiché, cioè, se vogliamo fare una norma sui 100%, io non sono in disaccordo. Vorrei ricordare, perché sai anche te, sei venuta anche alla Camera a fare un'iniziativa, che c'era una finanziaria, la finanziaria del governo Prodi del 2007, sono che aveva stanziato... Che tu avevi fatto... E quella era roba tua? No, perché no, aveva stanziato più di 20 milioni di euro per anno per promuovere consorzi privati... Mai avuti, mai visti? Sì, no, mai visti anche perché purtroppo sono stati cancellati. Io non voglio qui fare polemica politica. Non sono serve state oggi. Cancellate quelle norme finanziarie, però il problema, la norma esiste ancora, quindi nessuno vieta a gruppi di aziende italiane di fare un marchio
100% italiano, depositarlo e ottenere i finanziamenti. Basta rifinanziare la norma che è già legge dello Stato italiano, certo. Perché l'Italia è molto, siamo naif, magari c'è chi va a bruciare le leggi, poi ce ne sono tante norme che sono lì e che ci si dimentica di applicarle, non solo da parte del legislatore o dei politici, ma anche da parte degli operatori economici. Consentimi, sì, sì, è vero. La norma c'è. Uno può cercare di utilizzarlo. Si sta combattendo un'immoralità che si è fatta base nel paese, sì, a un livello tale però, che qualcuno deve cominciare a dirlo, che non va più bene così e che dobbiamo cambiare. Qualcuno deve dire e dobbiamo dirla a voce alta. E se a qualcuno non si sta bene, dobbiamo avere il coraggio di quello che si dice. E quindi può farlo solo la Lega a volte quando risente, perché dopo fanno dei disastri da un'altra parte. La Lega governa, vorrei ricordare che negli ultimi 10 anni governa per 8 anni. Questo paese, per cui il bene e il male c'è in Italia, forse qualche responsabilità chi governa da 8 anni legge, su 10 forse dovrebbe cominciare a prenderne atto. Però io sto chiedendo una cosa, però non entriamo nel merito delle responsabilità, perché se detto questo governa 8 su 10 l'80%. Io sto sollecitando una convergenza di idee, di unioni, affinché si arrivi a ottenere qualcosa di importante all'interno del Parlamento. Noi abbiamo bisogno che in Parlamento smettano di fare 500 mascherine. Allora, e che esempio, io ti posso dire questo. Lui hanno votato all'unanimità, l'hanno sbagliata, ma che diavolo siete? Ma cade una miseria. Non esiste, è un passo avanti rispetto a quello che c'è ora, scusami. Cioè, qui si intende, se tu mi dici si è risolto tutto, no. Si è fatto un passo avanti, sì. Scusami. Io posso dirti questo. Noi ora, in Commissione Attività Produttive, facciamo... siamo già d'accordo, stiamo definendo gli ultimi dettagli, facciamo la commissione di inchiesta sulla contraffazione. Perché mi voglio un po' divertire nei prossimi mesi per capire bene da dove viene la contraffazione. Ben venga. Forse ci si accorge, non è il marocchino o il laboratorio cinese. No, il nero, ce ne sono, che governa. Penso proprio anch'io. Sì, giusto? Sì. Ma infatti mi fa molto piacere. Assolutamente sì. Secondo, c'è il decreto incentivi ora, noi presenteremo una proposta, per esempio, per incentivare quelle aziende che promuovono l'etichettatura obbligatoria descrivendo l'origine del prodotto fiscalmente. Cioè, queste non ci posso credere, sarebbe quasi una cosa santa, non ci posso credere, possa accadere. Lo proporremo, vediamo se... appoggiateli per favore, perché... vediamo se riusciamo a farlo passare. Quindi non è che una volta fatta una norma, quella norma deve rimanere lì a vita eterna, sono passaggi e bisogna tener conto del complesso, Andrea, della chi situazione. Chi paga le ricevute bancarie il 30 del mese, i passaggi non li sopporta più, ce la fanno più. Ma questo non dico a te, neanche io guardo te, scusami, chiedo scusa, Maurizio, io guardo lui, ma come se parlasse a lei. Maurizio, ma neanche solo dei discorsi e delle proteste. Mi trovate anche d'accordo. No, la scusa, d'accordo. No, perché neanche dei discorsi e delle proteste o delle promesse che non ti riguardano, non parlo di te. Non parlo di te, dico no, c'è il 30 del mese o il 10 del mese o quando c'è la scadenza, può darsi che ci siano leggi che non lo risolvano totalmente, ma neanche solo discorsi o le promesse risolvono questo problema. Questo posso Quindi avere se c'è qualcuno che invece che rivoltarsi tutta la mania, come sarebbe forse più giusto fare, se la rivolta un centimetro sarà poco, ma è un passo in quella direzione. Ma qualcosa è, fermi, pubblicità.